Talemondo è stato un poliziotto coraggioso, coraggiosissimo, che assieme a tanti altri appartenenti alla squadra mobile di Palermo hanno costituito veramente la punta di diamante dell'attività investigativa negli anni 80, nei durissimi anni 80 a Palermo. Ah, eccoti! Natale! Buongiorno, dottore De Luca. Mi dica, Natale, volevo presentarti il nuovo responsabile della squadra mobile della questura di Trapani, il dottore Antonino Cassarà. Abbiamo ricevuto l'invito da parte della famiglia Mondo di rappresentare, raccontare questa storia. La storia di Natale è una storia emblematica, la storia di un ragazzo di borgata che decide di fare il poliziotto e lo fa bene, è il suo spirito quello di fare il poliziotto, riesce ad avere dei risultati eccezionali, diventa il braccio destro di Ninni Cassarà, lavora a stretto contatto con Beppe Montana, insomma è un gruppo di lavoro che raccoglie tantissimi risultati nella lotta contro i latitanti e contro la mafia in genere. Per cui questa è una storia da raccontare specialmente per le nuove generazioni. Allora, agente Mondo, dobbiamo costituire un nucleo investigativo ristretto e con gente fidata e faremo da tramite direttamente col magistrato di volta in volta. Tu lo sai che in questa provincia c'è un inconsueto numero di sportelli bancari attivi, manco fossimo a Milano. E sai pure che l'intreccio tra malaffare politico, mafia e massoneria è fortissimo. Questo giorno, questo ricordo si diventa memoria e si fa consapevolezza che bisogna sempre, come dire, stare attenti a noi poliziotti per aumentare l'impegno nell'attività antimafia di repressione, ma a ogni cittadino la consapevolezza che siamo, come dire, una società che sicuramente è cambiata anche grazie a chi come Natale Mondo ha combattuto, ma che è una società che ha bisogno di continue iniezioni di fiducia e quindi di attenzione. Natale, oggi non mi sento molto bene. A momenti arriverà il fabbro per quelle riparazioni al negozio. Per favore, puoi scendere tu? Ma sbrigati però, giocherai dopo con le bambine. Ci faceva giocare, soprattutto insegnandoci a difenderci, perché lui aveva sempre il timore che potesse accaderci qualcosa. Ci ha insegnato a sparare con la pistola d'aria compressa, ci ha insegnato a lottare, a fare la lotta. Insomma, questi erano i nostri giochi, perché essendo che, insomma, eravamo due figlie femmine, il suo timore più grande era che eravamo indifese. Visto che la storia di papà non era mai venuta fuori, abbiamo contattato Angelo, che è stato graziosissimo e gentilissimo. Allora abbiamo detto l'unico modo per far conoscere la storia di papà è rappresentarla anche in questo modo, in modo che anche i bambini, soprattutto i bambini, conoscano questa storia. Un ricordo mio non ce l'ho perché avevo solo 2 anni quando hanno ucciso papà e quindi non ho fatto in tempo. Però è chiaro che lo conosco perché la mamma, mia sorella, insomma un po' tutti ne hanno parlato, ne parlano. Comunque lui è sempre accanto a noi, sentiamo anche forte la sua presenza, insomma. Quindi per questo so chi è mio padre. Bye-bye.